Panico in spiaggia, momenti di apprensione ieri sul lungomare Dante Alighieri per la scomparsa di un bambino. Le ricerche sono durate diverse ore, ma fortunatamente si è trattato soltanto di un falso allarme. Ancora disagi, continua l'emergenza idrica per i lavori alla conduttura centrale del dissalatore. Lunedì niente acqua a Travani per una perdita nella rete. Scuole provinciali vicine alla soppressione, ritorna l'allarme che sembrava essere scongiurato, i sindacati annunciano azioni di protesta. Mercedes convince il pubblico, ieri l'ente Luglio Musicale ha portato in scena con successo l'opera scritta dal Conte Pepoli e questa sera si replica. Domani la terza amichevole, questo è il titolo di Sport, dopo aver affrontato una squadra austriaca ed una slovena, il Travani giocherà contro il Monfalcone. Buongiorno e bentrovati, avete sentito i titoli più importanti per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, adesso ci sono 2 minuti di pubblicità, dopo qui in studio con tutti i servizi e tutte le notizie. Interminabili momenti di apprensione ieri sul lungomare Dante Alighieri, infatti si era sparsa la notizia della scomparsa di un bambino dentro il canale di scolo che si trova proprio davanti al Cavallino Bianco, ma fortunatamente si è trattato soltanto di un falso allarme. Il servizio. L'allarme è scattato nel pomeriggio dopo la segnalazione della scomparsa di un bambino nella spiaggia di Trapani, nei pressi del Cavallino Bianco. A quanto pare la notizia sembra che si sia sparsa con il passaparola tra i bagnanti. Si parlava di un bambino finito dentro il canale di scolo che si trova vicino alla spiaggia. Da qui la richiesta di intervento inoltrata alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla polizia, vigili urbani e guardia costiera. Le ricerche, durate più di 5 ore, si sono concentrate nel canale dove si pensava fosse finito il piccolo. Con l'ausilio di un escavatore messo a disposizione dal comune di Trapani è stata anche aperta la conduttura, rimuovendo le basole che si trovano nella parte superiore della struttura, il che ha permesso di ispezionare l'intero condotto. Ma non è stato trovato alcun bambino, né è stata presentata ufficialmente una denuncia di scomparsa. Per scrupolo e per non lasciare nulla di intentato, si è comunque controllato il canale di scolo. Le ricerche sono andate avanti fino a tarda sera e si sono interrotte attorno alle 22:30 circa, senza portare ad alcunché. Insomma, fortunatamente si è trattato di un falso allarme, scongiurata l'ipotesi del bambino rimasto intrappolato nella conduttura. Le ricerche sono state interrotte riposizionando la copertura. Ma per diverse ore si sono vissuti momenti di apprensione. La notizia ha fatto il giro della città e sul posto si sono riversati tanti curiosi, anche perché i lampeggianti delle forze dell'ordine hanno attirato l'attenzione dei passanti. Un nuovo prefetto, si tratta di Leopoldo Falco, dall'aprile del 2012 commissario straordinario al comune di Salemi e ora si appresta dunque ad assumere la carica di prefetto a Trapani, lo ha disposto il governo nell'ambito della rotazione proposta dal ministro dell'interno Alfano. L'attuale prefetto Marilisa Magno si appresta a lasciare Palazzo del Governo per svolgere le funzioni di direttore centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Continuano a tenere banco nell'Interland trapanese i problemi circa l'erogazione idrica. Continuano infatti i lavori alla condotta del dissalatore. Da lunedì sarà interrotto il rifornimento a Trapani per una perdita lungo la strada Erice-Mazzara. Vediamo. Il dissalatore non rifornisce d'acqua il comprensorio ormai da diversi giorni per i lavori alla conduttura centrale nei pressi della rotonda della 29. L'intervento è partito lunedì pomeriggio e sarebbe dovuto durare 3 o 4 giorni. I lavori sono però ancora in corso e si dovrebbero concludere, salvo altri imprevisti, domani. L'erogazione dovrebbe dunque tornare alla normalità con l'inizio della prossima settimana. Disagi oltre nei comuni del tutto dissalatore dipendenti, come Erice, anche nel territorio del comune di Trapani, a causa dei lavori di riparazione della rete idrica per una perdita lungo la strada provinciale Erice-Mazzara. Da lunedì sarà interrotto il rifornimento sia per il centro storico che per la parte nuova della città. Abbiamo attualmente questa grossa perdita che ci imporrà di chiudere questa sera l'erogazione idrica.
però con i serbatoi di accumulo la gente potrebbe andare avanti per questi giorni che serviranno per la riparazione. Ancora non siamo nelle condizioni di sapere che tipo di riparazione e quindi che tipo di danno è stato arrecato. Sappiamo che è una grossa perdita, intorno ai 60 litri secondo. Noi ci auguriamo nel più breve tempo possibile, così come abbiamo fatto tutto l'inverno, con tutti i lavori di manutenzione e di riparazione alla rete idrica. La cittadinanza non si è accorta del disservizio, anche se noi il comunicato l'abbiamo fatto ugualmente. Quindi vorrei tranquillizzare la gente, però soprattutto cercare di essere parsimoniosi nell'uso dell'acqua. Ritorna l'allarme che sembrava scongiurato. I sindacati annunciano azioni di protesta e di tutela. Stiamo parlando delle scuole provinciali che sembrano essere veramente vicine alla soppressione. Vediamo. Tutto sembrava andare per il verso giusto ed i timori in ordine alla soppressione degli istituti scolastici gestiti dalla provincia regionale erano stati in qualche misura rimossi dopo le assicurazioni e gli impegni che erano stati forniti dal commissario straordinario. E a conferma si era fatto portavoce di questo ottimismo il preside dell'Istituto per il Corallo, il professore Di Stefano. Ieri invece, improvvisamente, a riportare il tutto alla cruda realtà, la dura presa di posizione della segreteria generale della CGIL di Trapani, cui si sono unite anche quelli delle segreterie provinciali del settore scuola FLC-FP. Questo infatti di fronte alla constatazione che promesse di impegni sono stati fino a questo momento disattesi e che anzi il processo di soppressione va prendendo sempre più consistenza al punto da apparire inarrestabile, non hanno mancato di lanciare una nuova denuncia ed un ulteriore appello al governo regionale e allo stesso commissario perché trovino le giuste soluzioni. Secondo Mimma Argurio, segretaria generale della CGIL trapanese, la chiusura di istituti di alta qualificazione, quale il liceo artistico del design del Corallo, l'istituto professionale per ottici di Trapani e il liceo linguistico di Marsala, determinerebbero la violazione del diritto alla continuità del percorso formativo, avviato da centinaia di giovani, oltre che del diritto al lavoro dei docenti e del personale scolastico. La CGIL e i comparti della scuola, della funzione pubblica, pertanto, di fronte all'assenza di interlocuzione con le istituzioni, nel chiedere loro di predisporre le risorse finanziarie necessarie a scongiurare la chiusura di quegli istituti, hanno annunciato che, a tutela dei diritti delle lavoratrici, dei lavoratori e degli studenti, attiveranno tutte le opportune azioni sindacali e legali volte ad impugnare qualsiasi atto di soppressione degli istituti scolastici adottato dalla provincia regionale. Come primo atto di queste azioni, il 31 luglio, in occasione dell'incontro tra i sindacati e l'assessore alle autonomie locali per il passaggio delle funzioni e del personale delle province, i lavoratori e gli studenti, insieme alle loro famiglie, terranno un sit-in dinanzi la sede dell'assessorato. E torniamo ora ad occuparci della soppressione della linea ferroviaria Trapani-Palermo via Miro. La questione è approdata ieri in Senato. La senatrice Pamela Orru è intervenuta ieri in Senato sul problema della linea ferroviaria Trapani-Palermo via Milo. Il tratto che collega Trapani ad Alcamo a seguito di un cedimento strutturale è chiuso dallo scorso 25 febbraio. Da febbraio ad oggi la tratta non è mai stata riaperta e Rete Ferroviarie Italiane, la società che gestisce per conto di Ferrovie dello Stato l'intera rete ferroviaria italiana, ha deciso di sospendere definitivamente la tratta a partire dal prossimo 11 agosto. La parlamentare trapanese nel suo intervento in aula ha ricordato come la linea ferroviaria in questione sia strategica per la provincia di Trapani in quanto mettendo in collegamento i due aeroporti della Sicilia occidentale, Birgi e Punta Raisi, rimarcando come la tratta necessiterebbe di un potenziamento, ma è stata invece dimenticata dal programma infrastrutturale strategiche emanato dal Ministero dei Trasporti lo scorso aprile. La senatrice Orru ha quindi ricordato come finora il percorso sia stato assicurato da un servizio sostitutivo effettuato in pullman, ma anche questo sembrerebbe a rischio. In pratica da metà agosto si potrà andare a Trapani da Palermo con il treno solo dalla via Castelvetrano, impiegando 5 ore. La Orru ha quindi sollecitato l'intervento del governo per assicurare il ripristino della tratta, annunciando la presentazione di una interrogazione per conoscere gli effettivi orientamenti sulla tratta in questione.
Ieri, presso la sala conferenze Domenico Limuli di Palazzo Riccio di Morana, è stato ufficializzato il gruppo Civati per Trapani. Presente all'incontro Valentina Spata, referente regionale dell'onorevole Giuseppe Civati, e di Danilo Orlando e Maria Concetta Sersa in qualità di referenti provinciali. La Spata ha illustrato il progetto politico del gruppo Civati all'interno del PD, mentre Danilo Orlando e Maria Concetta Sersa hanno tenuto a rimarcare come la componente opererà sui territori, mettendo in pratica nuove idee per il rilancio del territorio e dell'intero paese. Oggi alle 20 presso il ristorante L'Approdo di Pizzolungo il Rotary Club di Trapani, Erice, Birgi e Mozia riceveranno la tradizionale visita protocollare del governatore del distretto 21-10 Sicilia e Malta, il professor Maurizio Triscari, un'occasione per fare il punto sull'attività del club e tracciare quindi gli obiettivi futuri. Vediamo il servizio. Sicuramente continuare in quello che è il più grande sforzo umanitario del Rotary International paga attraverso la quota di ogni rotariano il costo della fialetta con la quale avviene la vaccinazione di tutti i bambini del mondo. Ma soprattutto mi piace ricordare l'impegno del Rotary International nel campo dell'educazione. Siamo la più grande organizzazione non governativa al mondo per impegno in borse di studio. Dal 1947, se non ricordo male, oltre 750 milioni di dollari date in borse di studio e borse di studio sulla pace. Quindi questi sono i principali progetti che vedranno in una grande raccolta fondi che si farà nel mese di novembre a Palermo, presso il Teatro Politeama, dove quest'anno, 200° anniversario della nascita di Verdi, un concerto di musiche verdiane dell'Orchestra Sinfonica Siciliana sarà occasione per tutti coloro che parteciperanno pagando una cifra convenuta di fare una grande raccolta fondi per la eradicazione della polio. Si intitola Ricicliamo ed è l'iniziativa che Rifiuti Zero Trapani metterà in scena domani sera alle 18, domani pomeriggio alle 18, presso Largo San Francesco di Paola. Vediamo l'intervista. Domani a partire dalle 18, presso Largo San Francesco di Paola, Rifiuti Zero promuove un momento di incontro che abbiamo deciso di chiamare Ricicliamo. Quindi partiamo proprio dalla fine. Cosa possiamo fare dei rifiuti che buttiamo via? Noi abbiamo dato nuovamente vita, ci sarà uno stand in cui sarà possibile proprio vedere cosa si può realizzare e cerchiamo anche però di porre l'accento su il punto veramente importante, come non produrre rifiuti. Questo è l'unico problema che dobbiamo sciogliere. E allora abbiamo deciso, attraverso altre associazioni che partecipano insieme a noi, di utilizzare vari linguaggi, saranno il corpo, la voce, la musica, per entrare proprio in sintonia, fare rete e tutti muoverci attivamente verso la salvaguardia di noi stessi, del nostro ambiente e del pianeta. Ci tengo anche a dire che concludiamo la manifestazione con un momento musicale, ci sarà in concerto l'Old Coral Band. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di spettacolo. Mercedes convince tutti, pubblico e addetti ai lavori. Grande emozione ieri sera nel chiostro del Museo Pepoli di Trapani per la prima dell'opera del Conte Pepoli. Vediamo. Come incontrare una persona nuova che non conosci e la scruti, la osservi e cerchi di capire se ti piace. È stata più o meno questa la sensazione che ha attraversato il folto pubblico che ieri sera gremiva il chiostro del Museo Pepoli di Trapani per la prima di Mercedes, l'opera in due atti del Conte Mecenate. Ma ben prima che fosse finito il primo atto, il pubblico era già conquistato. Molti gli applausi che hanno puntellato la messa in scena, sottolineando in particolare i momenti topici. L'opera, nel complesso, ha retto molto bene, scorrevole dinamica, soprattutto nel secondo atto. Il lavoro risulta sufficientemente intelligibile, con una trama che appassiona. Ottima la prova degli interpreti, con su tutti la bravissima Simona Guaiana, che nei panni di Mercedes ha emozionato strappando applausi a scena aperta, in particolare nel frangente dell'Ave Maria, uno dei momenti di massima ispirazione del Conte. Anche l'orchestra merita una nota di merito, compatta e senza sbavature la sua prova. E questa sera si replica, sempre alle 21 e sempre al chiostro del Museo Pepoli. Come dire, tutti ospiti del Conte.
Organizzata da Medifiere, prenderà avvio questo pomeriggio alle 19 la seconda edizione di Vivi Cornino, una mostra mercato dedicata all'artigianato ed al commercio. La manifestazione, che ha come location l'incantevole lungomare, lo sfondo di Cofano, sarà accompagnata ogni sera da momenti di musica e degustazioni di prodotti tipici. Ancora un fine settimana all'insegna degli eventi a Loco Grande. Nel pomeriggio di oggi convegno sui prodotti tipici locali, domani sera poi sagra di dolci dal titolo Così Ruci Rinavota. Vediamo. Noi abbiamo un articolo del nostro statuto in cui ci dice di valorizzare i prodotti tipici locali, per come detto, e quindi stiamo facendo del tutto per valorizzare, come appunto abbiamo detto, i prodotti tipici locali. Abbiamo qua, come già avete visto prima, un po' di prodotti, e c'è l'olio, c'è il vino, c'è il formaggio, c'è un po' di tutto. Il convegno intitolato Terra Nostra, prodotti tipici locali, verranno presentati l'olio extravergine d'oliva, i formaggi, verrà fatta un corso di degustazione sensoriale dei formaggi, verrà trattato il vino e ancora l'aglio rosso di Nubia. Io tratterò ovviamente aspetto nutrizionale e organolettico di questi prodotti, e infine ovviamente ci sarà una degustazione di tutti questi prodotti. Questo fine settimana però non ci sarà solo il convegno che riguarderà i prodotti tipici locali, ma anche una bellissima degustazione di dolci, Così Ruci Rinavota. Eh sì, siamo arrivati alla quinta edizione e quest'anno ci siamo prefissati di arrivare a 150 dolci. L'anno scorso siamo riusciti ad arrivare al numero 137. Siamo già a buon punto e siamo molto molto vicini. E con la grande collaborazione quest'anno dei maestri pasticceri dell'ASPEC, come ogni anno, e poi con il piacere di avere qui con noi, già per il terzo anno consecutivo, Peppe Giuffre, che è qui sempre con noi, che ci dà una grossa mano. La nostra memoria storica, tutto ciò che ha fatto negli anni la pasticceria qua a Loco Grande è presente, quindi io sono onorato, oltre che essere orgoglioso di essere presente in una manifestazione così bella, così genuina, così semplice, ma così importante, direi. Noi da molti anni già collaboriamo con l'Associazione Italiana Celiachia e quest'anno abbiamo il piacere di avere qui con noi il presidente provinciale. Principalmente tengo a ringraziare la Proloco, poiché in questi 5 anni, anzi 6 anni, ha dato la possibilità a molte persone celiache della provincia di Trapani, sono oltre 1000, di poter mangiare e degustare in allegria e anche in maniera spensierata vari tipi di prodotti senza glutine. Prosegue a Fondauteri, a Sant'Andrea, la 10ª edizione della Festa dell'Estate. Questa sera è in programma lo spettacolo di cabaret di Sassa Salvaggio dal titolo I Love Sicilia, mentre per domani sera andrà prevista la commedia dialettale Nenti Soggiri in Mezzo Liperi, la manifestazione organizzata dall'Associazione Sant'Andrea in Festa. E continuano gli appuntamenti con la musica a Paceco. In piazza partirà alle 22, serata di liscio con il duo Riggi Camilleri. L'organizzazione è a cura della amministrazione comunale in collaborazione con gli esercenti della zona. Domani sera, a partire dalle 21, all'Arena delle Rose di Castellammare del Golfo, si terrà il concerto lirico-sinfonico dell'orchestra del Conservatorio Scontrino di Trapani. Lo spettacolo, lunedì, sempre alle 21, verrà poi replicato alla Villa Margherita di Trapani. A dirigere sarà Simona Deccia, con la partecipazione straordinaria del tenore Pietro Ballo. Si è smarrita a San Cusumano una gattina di colore bianco e grigio con pelo rasato che state vedendo in questo momento passare sullo schermo. Chi l'avesse vista può chiamare al numero 327-87-16716. E veniamo adesso agli appuntamenti su Telesud per oggi alle 15.15, quindi dopo la replica di questo TG andrà in onda alle 20.30 e poi a 12:30 la movida registrata alla Baia Tre Torri in occasione della inaugurazione, mentre domani alle 20.30 trasmetteremo la seduta del Consiglio Comunale di Marsala di ieri, cioè di venerdì 26 luglio. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon weekend.
Tra le note più positive di questa prima parte del ritiro del Trapani Calcio c'è sicuramente il centrocampista Francesco Finocchio, che è stato ingaggiato in prestito dal Parma. Per lui la Serie B è un'esperienza tutta nuova, come per il Trapani. Sentiamo cosa ha detto in un'intervista rilasciata all'ufficio stampa. Tu sei uno dei primi acquisti di questa stagione, come ti stai trovando con i tuoi nuovi compagni qui al Trapani? No, molto bene, il gruppo unito, c'è diciamo già un'ossatura importante dell'anno scorso, anche i miei precedenti che hanno vinto la C2 e la C1, e anche noi nuovi ci siamo ambientati diciamo in modo molto rapido, anche grazie a loro. Sicuramente una squadra molto forte, giocavano benissimo a calcio, soprattutto in casa del Trapani abbiamo fatto molta fatica. È una squadra forte, dobbiamo giocare palla a terra, poi i risultati sono visti durante l'anno. In questi primi giorni di ritiro come hai visto questa società? Ecco? È una società organizzata benissimo, hai a disposizione diciamo tutto, da qualsiasi problema, qualsiasi evenienza, sia fisica, sia tecnica, sia personale, la società è sempre disponibile, si vede che è una società ottima e ben organizzata. E ti immagini questo campionato di Serie B, il primo per il Trapani, il primo per te? Ovviamente sarà un campionato molto duro, molto lungo, con via 22 squadre, sono squadre molto forti, quindi noi dobbiamo cercare di raggiungere il prima possibile la salvezza, il nostro obiettivo, e quindi dare a tutti quanti il massimo, perché per tanti è la prima volta in Serie B. Il Trapani sta bene e lo sta dimostrando. Le valanghe di reti con cui sono state travolte le due squadre avversarie, seppur dilettantistiche, che gli uomini di Boscaglia hanno finora affrontato, lo dimostrano appieno. E domani pomeriggio alle 17:30 ci sarà il terzo banco di prova contro il Monfalcone, un'amichevole di sicuro più impegnativa rispetto alle prime due per il Trapani, che intende effettuare un crescendo anche da questo punto di vista. I nuovi arrivati, come Francesco Finocchio, stanno iniziando ad amalgamarsi con la vecchia guardia e tutto pare stia andando per il meglio. Nei prossimi giorni potrebbe poi essere ufficializzato il rinnovo con l'attaccante Toto Gambino. Quanto al mercato, come ha detto il direttore sportivo Daniele Faggiano, la società resta vigile. Ci sono alcune piste sulle quali si sta lavorando, ma c'è ancora tempo per trovare i giusti tasselli da aggiungere alla rosa. Inizierà invece martedì prossimo la preparazione precampionato della primavera del Trapani Calcio. Da giovedì il nuovo tecnico Luigi Garzia ha avviato una fase preliminare per conoscere i ragazzi e per capire che tipo di lavoro bisognerà effettuare. Martedì sarà comunicato l'elenco dei convocati. Continuiamo a parlare di calcio e precisamente di Ligny, la società che è approdata nel campionato di promozione dopo la fusione col Valderice. Andiamo a vedere un servizio in proposito realizzato da Claudia Parrinello. Siamo con Antonio Adragna, allenatore del Ligny Trapani. Ligny Trapani promosso nella stagione appena conclusa in seconda categoria, che però ormai ha effettuato una fusione con il Valderice. La scelta di questa fusione è stata, diciamo, che avendo fatto l'anno scorso il campionato di terza categoria abbiamo fatto un buon campionato, abbiamo visto che i margini diciamo dei nostri giocatori, come ci alleniamo, tutte queste belle cose, abbiamo una buona squadra diciamo per affrontare anche la promozione, che tutto è stato fatto perché ci sono quest'anno il campionato di promozione è un bel campionato dove ci sono parecchie squadre trapanesi, e noi fare le sfide contro i trapanesi. Per quanto riguarda invece il mercato della rosa, diciamo, che è stata promossa in seconda categoria, chi rimarrà e chi invece, se ci sarà qualche nuovo innesto, diciamo, per disputare questo nuovo campionato? L'innesto stiamo lavorando, adesso da giorni abbiamo preso Gaetano Niscemi, lo vogliamo integrare nel nostro ambiente calcistico, siccome è uno dei nostri, è uno del quartiere, e ci fa piacere reintegrarlo con noi. Il nostro obiettivo è fare giocare giovani. Ormai il settore giovanile per qualsiasi tipo di società è alla base. Seminare per il futuro con il tempo di crisi e con i tempi che stanno correndo adesso è fondamentale, per cui Toni fa benissimo ad investire sul settore giovanile, scegliendo persone competenti che un giorno potranno diventare il futuro del Ligny. Partiamo con questo progetto che mi affascina,
come dire, mi dà degli stimoli davvero importanti, anche perché noi abbiamo sempre creduto nel settore giovanile. C'è un comune denominatore da 20 anni a questa parte, perché con Cortona d'Ampezzo ci conosciamo da tanto, e però c'è un grande entusiasmo, io vedo c'è una persona che si vuole scommettere nel calcio e ci dà spazio soprattutto al settore giovanile. Questa è una cosa che ci fa ben sperare. E chiudiamo col calcio parlando di giovani. Prenderà il via martedì prossimo un torneo di beach soccer sulla spiaggia del Rito Paradiso, organizzato per il quarto anno dall'Accademia dello Sport Trapani di Ciccio Gambicchia. Coinvolgerà ragazzini nati tra il 1999 e il 2009, divisi per categorie. Si attendono circa 300 partecipanti, di cui uno proveniente dagli Stati Uniti, in virtù di un gemellaggio con una scuola calcio di New York. Il torneo si giocherà in notturna tra le 19 e le 23. Chiudiamo col basket preso Renzi, che è un colpo da 90. Ricordiamo infatti che è stato nell'orbita della nazionale italiana. La pallacanestro Trapani sarebbe vicina a Giancarlo Ferrero, guardia ala non ancora 25enne, che l'ultima stagione ha giocato a Casale Monferrato in Lega 2. Un possibile colpo importantissimo che mette in luce le reali intenzioni di una società che intende far bene nel prossimo campionato. Come ha detto coach Lardo, ma anche il presidente Basciano, l'obiettivo non è la promozione, ma le premesse, visti i nomi che circolano, fanno sicuramente battere il cuore a 3.000 ai tifosi. L'altro nome è Patrick Baldassarre, praticamente già del Trapani, con cui si sta discutendo la durata del contratto. Infine, stando ad alcune voci, sarebbe già quasi tutto pronto anche per il primo dei due americani, del quale però non si sa ancora il nome. We'll be right back.